Cos'hanno in comune tra loro le linee di Nazca, i mounts dei nativi americani e le raffigurazioni presenti nelle campagne inglesi? La cosa che li accomuna è che possono essere notate soltanto dall'alto. Ma perché raffigurare qualcosa che può essere notata soltanto dall'alto? Proveremo ad indagare questo nuovo mistero tra poco. Subito dopo la sigla. Trovandosi a sorvolare le campagne inglesi, ci si troverà ad osservare una immensa figura raffigurante un uomo alto circa 80 metri, con le braccia aperte nell'atto di reggere due bastoni. Si tratta della figura umana più grande del mondo e soprattutto si tratta di una delle tante misteriose figure che possono essere osservate soltanto dall'alto. Ma la raffigurazione, conosciuta come l'uomo di Wilmington, non è la sola a trovarsi nelle campagne inglesi. Su una collina poco distante da Cairn Abbas, nel Dorsetshire, esiste un secondo gigante che al posto del bastone stringe in mano una clava. Questa rappresentazione in particolare fece molto scandalo nel sud dell'Inghilterra, per il fatto che il gigante venne rappresentato completamente nudo. Altra celebre e misteriosa figura è quella del cavallo bianco di Uffington, una immensa figura equina che si trova nel Berkshire Downs, nelle vicinanze di Cambridge. Il cavallo è lungo 110 metri e venne ricavato da un enorme blocco di gesso. Un altro cavallo si trova poi ai margini della pianura di Salisbury. Si tratta di una figura alquanto controversa. Infatti, la sagoma attualmente visibile venne realizzata nel 1778, ma su una figura molto più antica, munita di becco, che forse rappresentava un drago. Rimanendo in tema di draghi, ne esiste uno visibile a Dragon Hill, luogo nel quale, secondo la tradizione, San Giorgio uccise proprio uno di questi misteriosi esseri. Perché queste misteriose figure? A quale scopo vennero realizzate? Abbiamo girato queste due domande al nostro ospite, il sociologo Dario Sanfilippo, il quale tra l'altro ci fornirà una diversa chiave di lettura. La fonte principale, o comunque sia più nota che noi abbiamo riguardo ai giganti, è la mitologia greca. Noi sappiamo nella mitologia, tramite la mitologia greca, dove si parla di gigantomachia, che i giganti erano coloro che intrapresero una lotta contro gli dèi, senza vincere tra l'altro. Caratteristica particolare, dei giganti era l'immortalità, se combattevano all'interno del proprio territorio. Soprattutto, poi l'aspetto terribile, la grande stazza e la forza sovrumana. Si legge infatti che fossero in grado di scagliare querce e enormi macigni nel cielo. Ma i giganti non sono presenti soltanto nella mitologia greca. Per l'appunto, come tu hai detto nel corso di questa puntata, i giganti compaiono anche presso altre culture che non sono prettamente quelle mediterranee. Ora, abbiamo detto che i giganti sicuramente vengono rappresentati come esseri immortali se combattono all'interno del proprio territorio. Quindi, i geoglifi che furono fatti e che sono stati trovati nelle varie culture potrebbero avere una doppia valenza. Partiamo dalla prima. La prima potrebbe essere quella di incutere timore a un potenziale avversario.
che vedendo questi disegni che rappresentano giganti poteva essere indotto a pensare che in quel territorio vi abitassero dei giganti. Poteva avere anche una valenza simbolica questo tipo di disegno, cioè noi siamo forti, invincibili a casa nostra come lo sono i giganti. Tu però poni un punto di domanda, perché queste figure sono visibili soltanto dall'alto? Ora cercherò di dare una visione un pochettino diversa della visione classica che ci viene presentata, ed è la seguente. Appunto, come tu hai detto, è chiaro che questi disegni non sono visibili, diciamo, a livello del suolo, ma bisogna salire piuttosto in alto. Allora, le ipotesi sono le seguenti. Poteva essere un segnale per gli dèi? Poteva essere un segnale di riconoscimento verso qualcuno che proviene dagli spazi esterni? Io lo so che molti potrebbero pensare che questa descrizione sia piuttosto fantasiosa, però allo stesso tempo dobbiamo tenere conto del fatto che alcuni studiosi sono, diciamo, andati verso questo tipo di visione, di lettura della storia. Voglio citare Maria Reiche, appunto perché tu hai parlato delle linee di Nazca. E le linee di Nazca furono appunto poi particolarmente approfondite, studiate da Maria Reiche. Maria Reiche, sì, che era una ricercatrice, non era prettamente un'archeologa, ma comunque spese gran parte della sua vita a studiare le linee di Nazca, si rese conto che i disegni che sono ormai noti, che si trovano appunto nella piana di Nazca, non erano intellegibili a livello del suolo, ma potevano essere visti soltanto da una certa altezza. Ma si rese conto anche che chi li aveva fatti doveva essere in possesso di conoscenze ingegneristiche e matematiche particolarmente avanzate, proprio perché questi grandi disegni hanno una certa proporzione e pare che corrispondano a determinate costellazioni che non starò qui ad elencare, proprio perché sono tante. La Reiche si convinse quindi che le popolazioni che avevano condotto i lavori per la costruzione, per realizzare questa grande opera, che è appunto quella che abbiamo già detto, dovevano essere in possesso di particolari conoscenze, e non escluse che potessero essere anche le linee di Nazca una sorta di messaggio verso qualcuno che non è di questo mondo. Altri due studiosi che si occuparono delle linee di Nazca furono Morrison e Rostorovsky. Durante le loro ricerche ebbero modo di intervistare i nativi, quindi gli indios che abitavano in zona, e da loro si sentirono raccontare una storia, cioè che le linee di Nazca non erano state fatte da loro, ma bensì da un popolo giunto nelle loro terre, chiamiamolo popolo, ma era uno sparuto gruppo di individui noti col nome di Viracocha. Questi Viracocha furono seguiti dagli antenati dei peruviani odierni, e vennero istruiti riguardo determinati campi della scienza, dell'astronomia, eccetera, eccetera, e i Viracocha costruirono per loro queste linee. Quindi i nativi peruviani di oggi sostengono che queste linee sono l'eredità, se così possiamo dire, di un contatto. Contatto che avvenne all'alba della civilizzazione. Quindi, perché questi disegni, questi giganti sono visibili soltanto dall'alto? Quest'altra è una lettura del mistero. Charles Lethbridge, archeologo inglese, è assolutamente convinto che si tratti di un antico codice. L'uomo indagò a lungo su questo mistero e riuscì a scoprire anche una serie di raffigurazioni: un uomo armato di spada, una donna, che l'archeologo ribattezzò la dea Magog, un secondo uomo, un carro e un cavallo con il muso a becco. Le raffigurazioni oggi sono nuovamente coperte dalla vegetazione. Il nome dato alla donna è però particolarmente interessante. Gog Magog era un gigante che venne sconfitto in un'epica battaglia nel Devonshire, ma Gog e Magog sono anche due figure che appaiono sia nella tradizione biblica
che in quella islamica, e sempre lo stesso nome è legato alle misteriose origini del popolo irlandese. Quale messaggio vollero lasciare questi misteriosi artisti? Il cavallo bianco di Huffington, ad esempio, sembra risalire ad un periodo tra il 1400 e il 600 avanti Cristo. Quali tecniche vennero utilizzate per costruirlo senza avere alcun punto di riferimento dall'alto? Il mistero continua, ma noi siamo giunti alla fine di questo episodio. Se vi è piaciuto, lasciate i vostri like, i vostri commenti, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanella. In tal modo rimarrete sempre aggiornati sui nuovi episodi di Frontiere Proibite. Per adesso questo è tutto, noi ci vediamo mercoledì prossimo per una nuova puntata e un nuovo mistero. Ciao a tutti, grazie.